What a tutti ciurma, benvenuti da Giocherino in questa nuovissima recensione. Ebbene ragazzi, giusto ieri sera io e Rodrigo siamo andati al cinema appunto a vedere l'ultimo film d'animazione della Pixar. Sarebbe dire Coco. Sono stata felicissima e comunque le mie aspettative, ragazzi, su questo film erano veramente altissime. Ma posso dirvi con la gioia nel cuore che queste aspettative non sono state affatto deluse. Anzi, sono state totalmente ripagate. Per cui, ragazzi, non voglio dilungarmi troppo. Andiamo prima brevemente ad analizzare la storia di questo film. E potete stare tranquilli, ragazzi, perché lo farò in maniera molto generale, quindi non ci saranno spoiler. Il protagonista di questo film, ragazzi, il piccolo Miguel, bambino messicano che vive con la sua famiglia. Miguel sogna quindi di diventare musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz, ma questo sogno è totalmente rifiutato dalla sua famiglia, in quanto tutti i membri di quest'ultima detestano tutto ciò che è musicale per un motivo ben preciso che poi ovviamente scoprirete. Durante il giorno dei morti, o in spagnolo il Día de los Muertos, per una ragione apparentemente sconosciuta, Miguel si ritrova catapultato nel regno dei morti. Ed è da qui che comincerà la sua avventura per cercare di tornare a tutti i costi nel mondo dei vivi. E diciamo ragazzi che proprio generalmente la storia è questa, quindi non sto ad entrare più nei dettagli. Andiamo quindi ora ad analizzare vari aspetti di questo lungometraggio. Dal punto di vista visivo e dell'animazione, ragazzi, oh mio Dio, cioè l'unica cosa che davvero si può dire è oh mio Dio! A parte che le varie animazioni sono bellissime in tutti i loro aspetti e anche nei più piccoli dettagli, come ad esempio i movimenti dei petali arancioni che comunque saranno un elemento caratteristico di tutto il film, o magari le fiammelle di tutte le candele. Ma parliamo ragazzi un secondo dei colori. Un elemento che sicuramente colpisce tantissimo di questo film sono appunto questi ultimi. Incredibilmente accesi e saturati, bellissimi davvero da vedere e mai fastidiosi. Colori che sicuramente caratterizzano moltissimo la cultura messicana, soprattutto in questa giornata importantissima della loro tradizione, quella in cui celebrano ovviamente il ricordo dei loro morti. Anche i vari personaggi sono stati animati e caratterizzati benissimo, soprattutto gli scheletri, ragazzi, che io ho trovato simpaticissimi nella loro caratteristica essenza. Poi ragazzi, la bisnonna del protagonista è fatta veramente benissimo, cioè così bene che sembra quasi vera. Passiamo ora a parlare di quello che è un altro, secondo me, elemento fondamentale di questo film: la colonna sonora. Oh mio Dio, ragazzi, di nuovo, oh mio Dio, cosa non è quella colonna sonora? Considerando che io l'ho visto ovviamente in spagnolo il film, posso dirvi una cosa. Non credo, ragazzi, mi dispiace dirlo, ma non credo che in italiano renderà mai quanto ha reso in spagnolo. Ben sapete ragazzi che io sono una nazionalista convinta, che di solito tendo sempre a ribadire che il doppiaggio italiano a mio parere sia in assoluto il migliore, eccetera eccetera. Ma in questo caso ragazzi devo per forza mettere le mani avanti. A parte che ovviamente i doppiatori sono stati scelti messicani, quindi parlavano con la cadenza e l'accento tipico di quel paese. Quindi un punto in più a mio parere, in quanto rende comunque ancora più credibile il tutto. Ma poi ragazzi, le canzoni. Oh mio Dio, di nuovo, le canzoni. Ora, io non so se in italiano avranno deciso di doppiarle o meno, perché comunque non ho guardato il trailer in italiano, quindi non so questa cosa, ma mi auguro vivamente di no. Assurdo sentirlo dire da giocherina, ve lo ripeto, è assurdo, ma veramente mi auguro di no. Perché comunque, ragazzi, le canzoni presenti in questo film, ovviamente nella versione spagnola, rilasciano essenza messicana da tutte le note. Ed è questo, secondo me, che le ha rese ancora più uniche e meravigliose. A parte che sono state cantate divinamente, ragazzi, ma poi ascoltarle in quella lingua e con quel modo di interpretare magari certe cose, certe frasi, certe idee, secondo me non ha paragone. Vi sembrerò esagerata ragazzi, ma quindi vi ripeto che secondo me il bello di ascoltare il film in spagnolo ha reso il tutto ancora più nell'atmosfera in cui il film voleva essere reso. Cioè
l'atmosfera del mondo e della tradizione messicana, che è stata centrata in pieno, secondo me, in questo lungometraggio. Il bello della Pixar, ragazzi, è che appunto cerca sempre di trasportarti in realtà diverse. E questa volta hanno cercato in tutto e per tutto di immedesimarci in un mondo che effettivamente è comunque lontano dal nostro, quello del Messico, che ha una tradizione, un modo di vivere certe ricorrenze in una maniera tutta sua, ovviamente. E anche questo che ho adorato di questo film, ragazzi, il fatto che abbia potuto capire, per esempio, come i messicani vivono la celebrazione di questo Dia de los Muertos, che per loro è una celebrazione ovviamente importantissima, una tradizione molto importante. E quindi ho scoperto una tradizione che non conoscevo e che ho trovato invece molto curiosa e affascinante. Il fatto che poi abbiano creato, ragazzi, attorno a questa cosa un'idea altrettanto originale come quella di creare un vero e proprio regno dei morti, in cui c'è un sistema sociale vero e proprio, in cui i morti vivono la loro vita come se fossero vivi, cioè l'ho trovata una cosa assolutamente geniale. Poi ho apprezzato enormemente le emozioni che la storia è stata capace di trasmettermi, e non posso andare più a fondo di così perché sennò ovviamente vi farei degli spoiler e non voglio farlo. Però ragazzi, vi dico solo una cosa: sapete che io sono sensibile, super sensibile, quello che vi pare, però ragazzi, ho pianto anche tipo 2-3 volte, ma veramente in maniera super sentita, perché quello che guardavo era troppo emozionante, cioè troppo bello, ragazzi. Insomma, alla fine, quindi, se dovessi dare un voto a questo film, gli darei sicuramente un 10. E non mi venissero delle persone a dire che magari questo film comunque in certi punti tratta tematiche che magari sono state già viste, perché sì, ci potrebbe stare la cosa, però ragazzi, stiamo a guardare al modo in cui certi temi sono stati raccontati, sono stati trattati, modo che ho trovato assolutamente unico ed originale. Non posso quindi che consigliare a chiunque di andare a guardare questo film, a chiunque di spendere quei soldi per vivere, ragazzi, questa esperienza in sala, esperienza che è assolutamente da vivere. Per cui sono stata veramente felicissima di guardarlo al cinema, come vi dicevo all'inizio, è stata un'esperienza unica. La Pixar è stata di nuovo capacissima, ragazzi, di sfornare un vero e proprio capolavoro, a mio parere, uno dei film d'animazione più belli che io abbia mai visto. E non esagero se lo dico. Ho letto purtroppo, ragazzi, che voi dovrete aspettare ancora un pochino per guardarlo, perché ho visto che in Italia uscirà il 28 dicembre, quindi insomma ci manca ancora un po' di tempo. Però spero che questa recensione vi abbia assolutamente invogliati ad andare a vederlo. Complimenti, Pixar. Quindi questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Ciao a te, a tutti, ciurma la giocherina. Ciao.